collezionato più vittorie per 1-0 e trova il gol dopo 55 tiri nello specchio nelle ultime partite. Per te questi sono numeri che possono essere tramutati in un vantaggio o in uno svantaggio a lungo andare? Ma guarda, analizziamo quella di oggi, abbiamo fatto quasi 30 tiri, non so quante occasioni, 65% possesso palla, averla vinta è un vantaggio, perché partite così in passato le avremmo pareggiate, se non addirittura perse in contropiede all'ultimo. E dobbiamo aiutare i nostri attaccanti a liberarsi nella maniera giusta in area, in modo da tirare magari meno volte ma in maniera più pulita. E quindi, se ti riferisci al discorso attaccanti, per me è un discorso di squadra, un discorso di costruzione dell'azione, di costruzione del gioco e di rendere loro le cose più facili, perché insomma, anche oggi sì, hanno avuto qualche occasione ma mai niente, pulita. Quindi la squadra dal punto di vista dovrà lavorare meglio, ma vincere una partita del genere, penso, al di là delle occasioni, strameritata, era una cosa troppo importante. Vi aspettate rinforzi a gennaio oppure siete un organico già da scudetto? Un organico forte, quella parola io non la nomino, perché guardo il Napoli, c'è un organico forte come il nostro, guardo l'Inter, è un organico forte come il nostro, con meno partite da affrontare, guardo la Juve, è un organico forse più forte del nostro. Quindi noi siamo un organico forte, non siamo i più forti, però siamo lì, continueremo a lottare, non mi interessa quello che farà a gennaio, queste sono cose che devono interessare al direttore, al mister, sanno loro come l'hanno creata forte e se pensano che debba essere rinforzata ci pensano. Daniele, per rimanere lassù bisogna vincere un po' meglio, bisogna fare un po' meglio anche negli scontri diretti? Beh, noi negli scontri diretti quest'anno abbiamo perso due partite che secondo me non meritavamo di perdere, con l'Inter nettamente. Con Napoli abbiamo perso per un primo tempo non buono, il secondo tempo in cui potevamo tranquillamente pareggiare, ma quella partita secondo me si è fatto un po', si è stato nascosto, ci ha fatto capire un po' al mister prima di tutto, ci ha fatto vedere tante volte quella partita e ci ha spiegato come voleva affrontare ogni squadra, se fosse il Napoli, se fosse il Cagliari, se fosse qualsiasi altra squadra, e quella ci ha un pochino smosso a noi. Questo era importante, certo, avremmo preferito portare a casa un punto e magari avere un'altra classifica, ma poi se pensiamo agli altri scontri diretti, abbiamo giocato con la Lazio, comunque la squadra di alta classifica, con la Juve ci dobbiamo giocare, abbiamo giocato a Milano, abbiamo vinto a Bergamo, a Torino, abbiamo vinto a Firenze, non sono partite proprio dove tutte le squadre se la porteranno per casa. Dalla braccia a fine partita il gruppo ha dimostrato di essere unito. Il gruppo dimostra di essere unito in tante altre circostanze, secondo me l'importanza a fine partita è figlia di una vittoria che un pochino vediamo sfuggirci e alla quale tenevamo tantissimo. Grazie.